La Fondazione Villaggio dei Ragazzi Don Salvatore d'Angelo è situata al centro della città di Maddaloni, in provincia di Caserta. Essa comprende 4 scuole ed una università: l'Istituto Tecnico Industriale, l'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica, il Liceo Linguistico Europeo, l'Istituto Professionale Alberghiero e la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici. Gli indirizzi dell'Istituto Tecnico Industriale sono elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni. Il titolo di studio conseguito dagli allievi è il diploma di perito industriale elettronico o informatico. Negli ultimi anni sono in crescita esponenziale i progetti legati alla robotica didattica, che hanno fatto dell'Istituto Tecnico Industriale un'autentica realtà a livello nazionale. Nel marzo 2016 la scuola si laurea campione d'Italia in quel di Rovereto, nell'ultimo atto della First Lego League, la competizione che mette a confronto tutte le scuole d'Italia su progetti legati all'ambiente e allo smaltimento di rifiuti. Dopo questa fantastica affermazione, l'Istituto Tecnico Industriale è volato negli Stati Uniti per la finale mondiale di St. Louis, rappresentando l'Italia. La scuola, inoltre, è sempre presente nei grandi appuntamenti dedicati alla tecnologia e all'innovazione, come la famosa kermesse Futuro Remoto. Le aree di approfondimento dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica sono navigazione aerea, controllo del traffico aereo, materiali aeronautici, avionica. Il titolo di studio conseguito è il diploma di perito aeronautico con indirizzo navigazione aerea, assistenza alla navigazione aerea. Continuamente al passo con i tempi e le evoluzioni del settore. Gli studenti del Tecnico Trasporti e Logistica, ex Istituto Aeronautico, possono contare su un rapporto diretto con l'Accademia di Pozzuoli, dove si tengono incontri di formazione con piloti e alti in grado. Gli allievi sono presenti anche all'Aviolab Show, incontri internazionali con aziende di eccellenza. Negli ultimi anni, grande attenzione teorica e pratica è stata riservata alla costante crescita del mondo dei droni e le enormi potenzialità offerte dai veicoli a pilotaggio remoto. L'indirizzo del liceo linguistico è Linguistico Moderno. Il titolo di studio conseguito è il diploma di maturità linguistica. Lo studio delle lingue come chiaro patrimonio per il futuro. Numerose le possibilità di indirizzo, da quelle classiche, inglese, francese, spagnolo e tedesco, alla sempre viva attenzione prestata per le nuove realtà come arabo e russo. Agli studenti del liceo linguistico viene offerta, oltre alla competenza teorica, anche quella pratica, con la partecipazione a importanti eventi dove essi possono misurarsi con accoglienza e tradizione. Al termine del ciclo di studi, gli allievi hanno la possibilità di continuare il loro percorso linguistico sempre all'interno del Villaggio dei Ragazzi, presso la Scuola Superiore dei Mediatori Linguistici, che rilascia laurea triennale in mediazione linguistica avvalendosi di un eccellente e qualificato corpo docenti. Sabah al khair. Sabah al nur.
كيف حالك؟ الحمد لله وأنت؟ لا بأس شكرا. ما اسمك؟ اسمي نور وأنت؟ اسمي أليسيا. من أين أنت؟ أنا من سان فيليشي وأنت؟ أنا من أرينزو. هل أنت طالبة اللغة العربية؟ نعم وأنت؟ نعم أنا طالبة اللغة العربية اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. تشرفنا. الشرف لنا. Gli indirizzi dell'Istituto Alberghiero sono Enogastronomia, servizi di sala e di vendita, accoglienza turistica. I titoli di studio conseguibili sono Qualifica professionale, spendibile in ambito regionale, Diploma tecnico per i servizi relativi all'enogastronomia e all'ospitalità alberghiera. Grande attenzione viene data allo studio salutistico e scientifico delle materie e degli alimenti. La conoscenza teorica ancor prima di quella pratica. Esistono anche lezioni di carattere economico che permettono agli studenti di calarsi nei panni di manager del Food and Beverage per l'analisi di costi e ricavi. L'Istituto Alberghiero del Villaggio dei Ragazzi raggiunge costantemente successi ed affermazioni grazie all'efficace simbiosi che viene a crearsi tra i prestigiosi docenti e gli allievi. Di recente la scuola ha vinto il primo premio a livello nazionale del concorso Stage di Gastronomia. Indetto dal famoso chef Alessandro Borghese, e il secondo posto a livello regionale nel concorso Capitan Cooking, che mette in sfida tutti gli istituti alberghieri della regione Campania. Frequenti inoltre gli stage formativi con i nomi più importanti della ristorazione e dell'accoglienza alberghiera.